Poco al via di questo match, ci sono tutti i presupposti per divertirci. Con me Lelio Dani, pronto come sempre a raccontarvi le emozioni di questa sfida. Squadre in campo per la prima giornata della stagione. Sfida che vede opposti International e Atletico. È sempre un piacere, Pierre, essere qui in tua compagnia, dei nostri amici e amiche a casa. È proprio a loro che mi rivolgo. Ragazzi, volete assistere a un bel match? Beh, rimanete sintonizzati qui, perché abbiamo quello che fa per voi. Passaggio intercettato, palla recuperata. Grande opportunità. Miracolo del portiere. La tocca corta. Interviene bene sul cross. Prova. Ecco il gol dell'1-0. La sbloccano subito. Vediamo il replay dell'azione di prima? Questo? Il gol di forza, cercato, voluto. Abbia fatto il portiere dopo aver eluso l'intervento dei difensori. Ed ecco dunque arrivato il primo gol dell'incontro, 1-0. Cross in area. Intervento così così, occhio. Sventa il pericolo. Capisce tutto e riconquista palla. Pallone invitante. Palla che finisce fuori. Guarda il movimento in area. Ribatte la conclusione. Attenzione! Incredibile questa parata! Calcio d'angolo battuto, palla in mezzo. Spazza via. Tackle efficace, pallone recuperato. Un fallo sciocco che concede una punizione davvero invitante. Punizione calciata bene, palla fuori di un soffio. Ho provato a sorprendere il portiere, non è andato molto lontano dal bersaglio. È in buona posizione. Nessun problema per la difesa che recupera. Riconquistano palla. Intuisce le intenzioni e ferma il passaggio. Ferma tutto e riconquista il pallone. Cristante. Palla gol questa. Ha sprecato il gol del doppio vantaggio. Non deve lasciarsi condizionare da questo errore. Rialzare la testa, pensare solo a dare il massimo come ha fatto finora. Recupera palla e interrompe l'azione. Grande intervento del difensore in area. Si riprenderà con la rimessa laterale. A metri per andare, per il cross. Palla persa banalmente dall'International. Buon recupero del pallone, possono ripartire. Prova l'International. Che occasione. Una grandissima parata questa. Recupera un pallone pericoloso qui. Bravo qui a smarcarsi. Entrata efficace sul pallone. Nessun problema con l'uscita del portiere.
Brutto possesso dell'Atletico. Serie di scambi prolungata, aspettando il momento giusto. Azione prolungata che si chiude qui. Sale l'Atletico. Può crossare da lì. Possono trovare il gol del pari, attenzione. C'è il palo, pallone ancora vivo. Ci prova. Miracolo del portiere. Recupera palla approfittando dell'errore del portiere. Palomino. Emnes. Si affidano una fitta ragnatela di passaggio a caccia del varco giusto per provare a rimettere in piedi il match. Possibilità di contravere, attenzione. Non va la ripartenza. Buono il recupero difensivo. Palomino. Non è solo. Dobbiamo rivedere il nostro giudizio. Azione che sfuma. Vuole il tocco verticale. Avanza verso la porta. Vediamo cosa fa ora. Ha sprecato tutto da pochi passi. Ha optato per la potenza. La palla non è uscita di molto, ma poteva fare meglio qui. Si chiudono così i primi 45 minuti, risultato di 1-0. Secondo tempo che si apre con l'International avanti del punteggio. Vedremo se conserveranno questo risultato. Sta avanzando. Tiro che non crea problemi all'estremo difensore. C'è pressione, attenzione. È stato fermato dal difensore. Ha evitato un possibile gol. E questa è la reazione del pubblico evidente alla mancata concessione del penalty di poco fa. Prova col filtrante profondo. Fuori gioco su questo tentativo interessante in verticale. Palla data con i tempi giusti. Meno giusti i tempi dell'inserimento che ha provocato l'offside. Bernardini. Che chance clamorosa. Parata eccezionale questa. Corner in aria. Ma che parata ha fatto Lele. Tifosi avversari si disperano perché sembrava già dentro. Mostruoso in questa occasione Pier. Ha mostrato dei riflessi pazzeschi. La mette in area, allontana in calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, palla che finisce sul fondo. Era una buona possibilità da ottima posizione. Prova l'International. Azione che sfuma, ottima lettura difensiva. Ci sono metri per andare.
Decisivo l'intervento qui. Va avanti nella sua azione. Ottimo il tackle qui. Attento a qui il portiere che dice di no. Si oppone alla conclusione. Occhio al contropiede. Occhio perché qui la difesa è un po' scoperta. Interrompe l'azione pericolosa. Può correre sull'esterno. Possibilità per il cross. Può far male da lì. Dice di no con questo intervento. Batte corto. Interviene Spazza. Può colpire da lì. Ottimo intervento. A caccia del gol del pari, comodamente recupera il pallone. C'è spazio per l'Atletico. C'è spazio per la ripartenza. Difesa avversaria piazzata male qui. Emnes. Bernardini. La traiettoria verso il centro. Buono l'intervento del difensore che spazza via. L'arbitro lascia correre. Ha molto spazio per andare. Lascia partire il cross. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Prova con questo lancio in verticale. Niente da fare qui per loro. C'è spazio per il contropiede. Brutta gestione del pallone. Tentativo di pressing. Capisce tutto e recupera un pallone complicato. Riconquista un pallone importante. Bernardini. Era pressato e non è riuscito a tenere il pallone in campo. Sono ancora avanti di un gol quando mancano 5 minuti alla fine. E c'è la parata senza difficoltà per il portiere. Palomino. Si gettano in avanti alla disperata ricerca del pareggio. Hanno il pallone che può valere la parità. Attenzione! Questo è un gol pesante che riporta il risultato in parità. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Ha difeso bene la palla nonostante la marcatura e ha trovato tempo e spazio per battere a rete. Siamo di nuovo in parità grazie al gol dell'1-1. Benito. Si giocherà per almeno altri 2 minuti. Azione interessante, attenzione, a caccia del gol, vittoria. E c'è la conclusione. E c'è la rete. Passa in vantaggio quando manca poco alla fine. Il tempo è dalla loro parte.